Shiver Miss Jackson. Signori, salve a tutti e bentornati qui sul mio canale. Quest'oggi, 14° appuntamento con l'approfondimento delle squadre della Serie B. Oggi tocca al Trapani, in questo video andremo a parlare del Trapani. Prima di tutto però mi raccomando, vi ricordo, pollice in su, supportatemi, lasciatemi un bel pollice in su qui sotto. Condividete il video nei vari social, se ancora l'avete fatto iscrivetevi al mio canale qui sotto. Vi ricordo di andarvi a iscrivere su Serie B Chat, il gruppo di tutti i tifosi della Serie B. Ci sono tutti i tifosi delle squadre della Serie B, 10.000 utenti. Vi lascio qui sotto in descrizione il link. Vi ricordo che qui sotto, sempre in descrizione, trovate il link della mia pagina Facebook, della mia pagina Instagram e del gruppo Pescaresi Convinti, gruppo tifosi del Pescara. Bene, andiamo a parlare adesso di questo Trapani 2019-2020. Il Trapani che viene dalla vittoria dei playoff contro il Piacenza in Serie C. Lo scorso anno era allenato da Italiano, che quest'anno allena lo Spezia. Al suo posto è arrivato Baldini come allenatore. L'anno scorso il Trapani era una squadra che faceva un bel calcio, una squadra che giocava a pallone, palla a terra. Era una squadra che, nonostante poi i suoi problemi societari, è riuscita a lasciarsi cadere addosso tutte queste cose che non hanno nulla a che fare con il calcio e a vincere poi alla fine dell'anno il campionato nella doppia sfida contro il Piacenza. La rosa è stata puntellata con degli acquisti mirati. Secondo me quest'anno al Trapani manca, come per la Juve Stabia, una punta da Serie B. Lì è il problema di questa squadra, a parer mio, mi posso anche sbagliare. Il modulo dovrebbe essere il 4-3-3 oppure il 4-2-3-1, dipende dai giocatori in campo e dal tipo di modulo che poi vorrà adottare Baldini. Secondo me, per il giocatore a disposizione, il 4-3 è il modulo con cui questa squadra partirà. Adesso andiamoci a vedere i giocatori con cui il Trapani affronterà questa nuova stagione. In porta ci sarà Dini come titolare, in difesa terzino destro dovrebbe giocare il nuovo arrivato Del Prete dalla Juventus. Del Prete, che lo abbiamo visto qui a Pescara tanti anni fa, quindi conosciamo il difensore, che è un giocatore di spinta, di corsa, un bel giocatore. Pecca un po' di qualità tecniche, però Del Prete in Serie B ci può stare tranquillamente. Centrale di difesa, Pagliarulo, che è il capitano del Trapani, e poi ci dovrebbe essere la novità, Fornasier, che è stato acquistato dal Parma, anche se Fornasier fino alla settimana scorsa si allenava qui a 2 km da casa mia insieme agli altri del Pescara. A sinistra dovrebbe giocare Kautz, però occhio, perché potrebbe il suo posto essere insidiato da Jakimowski, che è un nuovo acquisto arrivato da poco. Poi andremo a parlare anche di Jakimowski. A centrocampo, raga, il modulo ve l'ho detto 4-3-3, quindi vi faccio una formazione per il 4-3-3. Corapi dovrebbe essere il regista della squadra. Corapi, che è un giocatore molto tecnico, però non è un giocatore fisico, a differenza di Tagordò, che è la mezzala che lo affiancherà sul lato sinistro, che lo scorso anno era uno dei migliori giocatori della Serie C. Tagordò è un giocatore fisico, è un giocatore molto tecnico, è un bel giocatore completo, e quindi sicuramente Tagordò sarà il giocatore, uno dei giocatori più importanti di questo Trapani 2019-2020. L'altro slot occupante il centrocampo, l'altra mezzala, potrebbero essere o Aloy oppure Luperini. maledetta tosse. Raga, Luperini è un centrocampista arrivato dalla Pistoiese. Aloy
anche l'anno scorso faceva parte di questa squadra e si è rivelato un giocatore molto molto importante. Occhio perché c'è anche Colpani a centrocampo, poi andremo a parlare anche di lui. Per quanto riguarda l'attacco, raga, l'attacco, la punta centrale dovrebbe essere ancora al momento Evacuo. Felice Evacuo, che ha oramai 36 anni, anche lo scorso anno è stato importante per il Trapano, ha fatto un bel po' di gol. Evacuo che si contenderà il posto con Zola, il giocatore di colore che l'anno scorso pure segnò, mi pare, nella finale contro il Piacenza, è stato riscattato dal Carpi, quindi occhio perché questi due si giocano il ruolo di punta centrale. Sulle fasce abbiamo Golfo da una parte, che lo scorso anno faceva già parte di questa squadra, preso in prestito dal Parma, e poi sulla fascia sinistra c'è Tulli, oramai il grande Tulli, che è diventato un giocatore importante, si giocherà questa chance in Serie B, è un giocatore bravo nell'uno contro uno, bravo a saltare l'uomo, quindi sarà un punto chiave di questa squadra del reparto offensivo. Per quanto riguarda la rosa, raga, vi ho detto, Digne è il portiere titolare, c'è Carnesecchi che è il portiere, il secondo portiere, giovane, 19enne, scusatemi, ma mentre parlo sto un attimo leggendo gli appunti, perché qui su queste squadre gli appunti li devo prendere. Voglio ringraziare anche Davide, per il mio amico Davide, per gli spunti che mi ha dato su queste squadre che arrivano dalla Serie C. Ripeto, vi dicevo, Carnesecchi, portiere 19enne, 1,91, un bella bestia, in prestito dall'Atalanta, dovrebbe essere il secondo, e poi è stato preso come terzo giocatore di esperienza tal Stancampiano, portiere di 32 anni, in arrivo dalla città di Anagni, è stato acquistato come terza scelta, magari per far crescere i più giovani. Vi ho detto in difesa della titolarità di Pagliarulo e Fornasier, gli altri due difensori centrali che possono sostituire i titolari saranno João Silva, difensore portoghese, già all'epoca giocava con il Trapani da 2 anni, mi pare, almeno, e poi Stefano Scognamiglio, che non è il parente di Scognamiglio che gioca al Pescara, qui non c'è la G, Scognamillo, 2L, è acquistato dal Parma, un altro bel giocatore, questo è un mancino come il João Silva, quindi occhio che questi due saranno le riserve, i comprimari dei titolari. Sulla sinistra abbiamo parlato di Kautz, che è arrivato in prestito dal Parma, ma già c'era dallo scorso anno. È arrivato Alessandro Martina dalla Spal, terzino sinistro 18enne di buone speranze. C'è confermato il prestito di Candela, terzino destro dal Genoa. E poi vi ho detto che è arrivato Del Prete a completare la brigata di difensori nel reparto arretrato. Al centrocampo, raga, oltre a Corapito, Gordò e Aloi e Luperini, vi ricordo che c'è Filippo Tolomello, un giovane centrocampista di proprietà del Trapani dalla primavera, è un 17enne di cui si parla tanto bene, ha tante qualità. Occhio a questo ragazzo che potrebbe riservarsi qualche chance durante qualche partita. Abbiamo parlato di Corapi come regista della squadra, di Tagordò come un giocatore cardine del centrocampo, abbiamo parlato di Luperini, di Aloy che potrebbero essere titolari, e c'è Colpani che è un centrocampista 20enne, un sinistro puro, raga, occhio perché lui ha un bel tiro sto ragazzo, è un giocatore che potrebbe giocare a centrocampo in qualsiasi ruolo, quindi occhio. C'è Aloy, c'è Danca che è un altro giocatore sempre 19enne dalla primavera, cresciuto nel vivaio del Trapani, e poi c'è Yakimoski che è tornato, è stato acquistato da una società greca dove l'anno scorso ha finito il campionato, aveva cominciato l'anno scorso in C, poi non mi ricordo in che squadra, poi è andato in Grecia, è stato preso dalla Grecia. Yakimoski, che l'abbiamo visto già qualche anno fa con l'Avellino, è un giocatore che può ricoprire più ruoli, tutta la fascia sinistra,
È un centrocampista sinistro, un esterno sinistro. All'occorrenza può giocare pure da terzino e può fare anche l'esterno alto. Quindi occhio. Per quanto riguarda l'attacco, io ho detto Tulli e Golfo, gli esterni, Nzola e Evako si giocano il ruolo di punta centrale. Ci sono altre due punte in rosa. Non so se rimarranno, se faranno parte della rosa del Trapani da qui alla fine del mercato. Parliamo di Daniele Ferretti e Luca D'Ambros, due giocatori che vanno a concludere una rosa che secondo me comunque manca di una punta importante che gli possa garantire quei gol a finalizzare il gioco della squadra per garantire la permanenza in Serie B. Questo secondo me è il Trapani, raga, è una squadra che conosco tra virgolette, me la ricordo qualche anno fa quando giocammo la finale con il Trapani playoff per andare in Serie A, fortunatamente vincemmo. E niente, io sono contento che siamo tornati nel calcio dei professionisti della Serie B. Spero per loro che possa essere un campionato almeno che lottino per la salvezza fino alla fine. Al momento li trovo la squadra meno preparata, non perché non ritenga la loro rosa abbastanza forte per giocarsela, ma perché sono partiti tardi. Una squadra assemblata tardi, quindi occhio, perché questo potrebbe poi far pagare uno scotto per il campionato. Se arriva una punta, secondo me se la giocheranno al pari di Juve Stabia e di altre squadre per la salvezza, altrimenti non lo so, il campionato ci dirà ciò che farà questo Trapani. Adesso è tutto, io vi saluto, spero che il video vi è piaciuto, mi raccomando lasciatemi un bel like, condividete il video, vi ricordo se ancora lo avete fatto iscrivetevi qui sul mio canale, venite a iscrivere tutti su Serie B Chat, il gruppo di tutti i tifosi su Facebook della Serie B, trovate tutti i link all'occorrenza qui in descrizione, il campionato sta per iniziare, io vi saluto, buona Serie B a tutti, ciao!